giornata importante per Roma, perché oggi andiamo a spiegare ai nostri amici che utilizzano liberi.tv che cos'è la cosmetologia clinica. Allora, intanto cominciamo proprio dall'inizio. Se dovessimo dare una definizione, noi che cosa diremmo? Allora, cosmetologia clinica diremmo che è il binomio della bellezza, quindi tra diciamo scientificità e benessere. Quindi potremmo anche parlare di bellezza autentica, se vogliamo, perché in effetti il nostro credo è quello di diciamo diffondere una cultura della bellezza che sia naturale e che rispetti quelli che sono le caratteristiche individuali, senza stravolgerle nonostante il passare degli anni. Quindi questo con l'aiuto appunto di della cosmetologia clinica, ossia del cibo nella nostra pelle, se così possiamo dire. Esatto, allora mi piace la definizione di cibo per la pelle e quindi di conseguenza l'aggregazione di ingredienti, no? Che fanno bene alla pelle. Partiamo da un'analisi sociologica. I modelli a cui siamo abituati oggi sono modelli portati all'estremo. In questo senso, Valentina Voto che cosa propone per contrastare questo eccessivo sviluppo di modelli talvolta errati? Ma quello di sicuramente di mantenere una propria bellezza. Io sono per la correzione degli inestetismi, ma che appunto, come dicevo prima, non vada a stravolgere i tratti della persona e soprattutto non renda le persone tutte uguali, perché spesso insomma ci troviamo ad avere dei canoni di bellezza, soprattutto negli ultimi anni, omologati. Dunque bisogna rispettare quella che è la bellezza soggettiva e aiutare questa bellezza che in effetti ognuno di noi ha, rispettandola e soprattutto andando a favorire quelle che sono le stimolazioni endogene, che insomma di cui noi siamo tutti dotati e soprattutto anche la nostra pelle lo è, e quindi come con della chimica appropriata che va proprio ad amplificare anche diciamo trattamenti che siano tecnologici o che siano intradermici, che siano di medicina estetica, di chirurgia, a supporto comunque per evitare che diciamo si superi quel limite che rende poi una bellezza non più soggettiva ma omologata. Per entrare proprio nel vivo dell'operatività del suo lavoro, Valentina Voto, quando una persona si affaccia e chiede a lei un consiglio, oltre che un intervento, qual è l'iter che viene percorso? Perché voi partite da uno step molto importante, che è un checkout completo della persona, ma soprattutto della pelle di questa persona, per capire fino ad oggi questa persona che stile di vita ha avuto. Assolutamente, allora per noi è fondamentale un check-up, quindi un'anamnesi che non è solo cutanea, ma comunque va ad indagare un po' la storia della persona che abbiamo di fronte, anche lo stile di vita che ha, perché ricordiamoci che la bellezza è uno stile di vita, quindi al di là dei trattamenti che noi possiamo comunque offrire, c'è proprio da diciamo da percorrere un sano stile di vita. Quindi questo check-up comprende un'intervista proprio, vera e propria, e poi un'anamnesi fatta con delle strumentazioni appropriate che vanno proprio a rilevare i parametri cutanei, quindi fondamentali, il pH, l'idratazione, il sebo, che ci permettono di interagire, cioè una volta conosciuti questi parametri noi andiamo ad agire e comunque riusciamo a dare anche dei risultati diversi e migliori alla nostra amica, alla nostra cliente, perché siamo a conoscenza del suo stato di salute, nello specifico dello stato di salute della sua pelle. Mi spiego meglio, nessuna tecnologia o nessuna metodica intradermica può avere grande successo se non c'è una cute preparata, se comunque non abbiamo una pelle predisposta a. E in questo insomma devo dire la chimica oggi ha raggiunto dei risultati, cioè dei traguardi forse impensabili fino a qualche anno fa, e il dottor Gatti insomma ci può assolutamente confermare, e che ci sono delle molecole, sono state scoperte proprio delle molecole che veramente cambiano, possono cambiare l'assetto cutaneo. Ecco, dottor Gatti, infatti la cosa importante per la quale noi di Liberi TV siamo qui oggi è il senso di dire in che cosa è
la cosmetologia clinica di oggi, la vostra applicata, nuova rispetto a tutto il resto, rispetto al panorama enorme che abbiamo di fronte. Molto spesso le proposte sono tantissime, tanto più che spesso proprio l'utente finale non sa neanche come orientarsi. Quindi dov'è la novità? La grossa novità l'ha accennata Valentina, che si parte da un'anamnesi della pelle, cioè in quel che stato è la mia pelle in quel determinato momento e in quel determinato momento cosa ho bisogno della mia pelle, e in questo caso interveniamo con gli ingredienti opportuni, che possono essere peptidi, cellule staminali, fattori di idratazione per le pelli arrossate, fattori che diminuiscono l'arrossamento cutaneo. Dipende dallo stato della pelle in quello specifico momento. Sul mercato troviamo tante creme antirughe, tante creme antiossidanti, però non è detto che la tua pelle abbia bisogno di quella crema lì. Magari fa bene a una persona, a un'altra persona non è che gli fa male, non gli fa nulla. Mentre in questo caso qua centriamo proprio l'obiettivo, cioè in quel momento lì la tua pelle ha bisogno di vitamine, ha bisogno di un antiossidante, ha bisogno di un peptide per stimolare il collagene, di una cellula staminale per dare tono alla tua cute, e si interviene, e questa qua è la grossa differenza. Dottore, noi sappiamo che una pelle sana è una pelle bella, quindi questo binomio bellezza e salute va a braccetto. Ora, mi piace molto l'elemento innovativo che voi avete introdotto, che è quello dell'ingrediente. Allora però, dottore, le faccio una domanda. Ma come mai non è sufficiente una sana e corretta alimentazione? Per esempio, sono tanti i cibi che contengono già di loro degli antiossidanti. Come mai non è sufficiente? Facciamo anche un po' di... mettiamo anche un po' qui il ditino nella piaga. Sicuramente una sana alimentazione aiuta a mantenere una pelle sana, però la nostra pelle è anche esposta a tanti stress, smog, radiazioni solari, anche stress emotivo che la nostra pelle ne risente a livello ormonale. Pertanto si va a correggere e a proteggere la nostra pelle dandogli gli opportuni ingredienti necessari. Voi oggi realizzerete una vera e propria alchimia chimica, insomma io trovo tutto questo molto bello, estremamente interessante. Ecco, quanto saranno importanti gli ingredienti e i dosaggi che andrete ad utilizzare? Chi mi vuole rispondere? Cominciamo dal dottore e poi andiamo da Valentina, così ognuno di voi mi dà il suo punto. Che noi stasera cioè lanciamo un'idea che è quella proprio della personalizzazione, che è fondamentale, perché a parte la chimica, quindi a parte diciamo la cosmetologia clinica, qui noi parliamo proprio di una cosmetica personalizzata cucita su misura sulla pelle della persona, quindi è ancora un passo in più. Cioè non solo ti diciamo che ci sono dei prodotti che ti cambiano l'assetto cutaneo, degli attivi, ma ti diciamo che noi ti creiamo su misura una sinergia di attivi che riesce solo nel tuo caso a darti un risultato, esclusivamente nel tuo caso, che sarà diverso dal caso di un'altra persona. Quindi è la personalizzazione in questo caso che stasera diciamo promuoviamo, no? In questo senso qui. E questo mi piace molto, non a caso, ecco, veramente tra poco, qui c'è un bilancino addirittura. Dottore, però quanto è importante in tutto questo la ricerca che sta a monte? Perché è vero che è tutto personalizzato, però ci sarà di base una ricerca che va di pari passo con le nuove scoperte. Beh, di ingredienti... Un po' più vicino, dottore. Di ingredienti cosmetici ce ne sono a migliaia, ce ne sono più di 10.000. Noi abbiamo selezionato alcuni ingredienti che dimostrano una certa attività a livello cellulare o a livello della membrana che diano dei risultati. Questa sera sono pochi gli ingredienti che abbiamo utilizzato perché è proprio una presentazione, però è un work in progress perché la chimica continua ad avanzare e continuano a uscire nuove molecole. Pertanto stasera facciamo vedere cosa possiamo fare, cosa siamo in grado di fare. Ma sarà sicuramente una cosa che si evolverà nel tempo. Io chiuderei, Valentina Voto, con un messaggio, però vorrei veramente una battuta sia sua che del dottore, che è questo. Quanto conta prevenire per poi arrivare ad un programma di integrazione attraverso proprio questi ingredienti base che voi avete individuato? Però la prevenzione quanto è importante e il mantenimento?
fondamentale, cioè, quindi insomma c'è uno slogan che conosciamo tutti: prevenire è meglio che curare. È chiaro che la prevenzione nel nostro caso, che parliamo di cute, parliamo di trattamenti, è anche nella beauty routine, cioè quindi non solo quello che si può fare presso un istituto ma anche quello che si fa a casa, ritornando al concetto del cosmetico cibo della nostra pelle. È chiaro che oggi c'è un'attenzione particolare giustamente a quello che noi mangiamo, ma la stessa attenzione dovrebbe esserci su quello che noi mettiamo sulla nostra pelle, cioè chimica, quindi considerando che un bagno schiuma banalmente può avere fino a 60-70 sostanze chimiche, insomma, questo Roberto mi può confermare, cioè tutti noi siamo esposti a tantissima chimica, quindi quella che ingeriamo, quella che respiriamo e quella che mettiamo sulla nostra pelle. Dunque, insomma, ci teniamo a dare il meglio alle amiche che vengono qui nel nostro istituto, e da questo amici agli amici anche, i maschietti non li dimentichiamo, e quindi che dire, un cosmetico per amico mi verrebbe. Questo ci piace, dottore. Mi viene però in mente una cosa, e chiudiamo davvero, la ricerca aiuta anche a scoprire quali sono i limiti a volte di certi ingredienti nei confronti delle allergie o intolleranze, giusto? Sì, sicuramente. Noi partiamo da una base che è tutta naturale, che non contiene petrolati, non contiene siliconi, non contiene sostanze odorose, non contiene i parabeni. Pertanto partiamo già con una base sicura e poi gli ingredienti o gli attivi cosmetici che Valentina dirà quali servono vengono dati secondo il giusto quantitativo, né in eccesso né in difetto. Valentina Voto, a che età conviene non fidarsi soltanto più dell'immagine riflessa nello specchio, ma rivolgersi ad un esperto? Cosa consiglia? Non c'è un'età, come dire, predefinita. Sicuramente già dai 25 anni si può iniziare a parlare di prevenzione. Cioè, l'anti-aging è in realtà prevenzione, quindi se noi già dai 20 anni, ma comunque ci sono accortezze che si possono avere anche molto prima, come il sole, proteggersi dal sole, quello possiamo farlo e dobbiamo farlo, ma da molto prima, già a 15 anni, a 14 anni, cioè la prevenzione inizia veramente da subito, dunque questo. Poi per quanto riguarda l'inestetismo è chiaro che una ruga apparirà dopo i 30 anni, quindi è chiaro che quello è un momento dove magari ci si guarda allo specchio e dice oddio, però questa ruga prima non c'era, che posso fare? Però se noi preventivamente abbiamo comunque curato la nostra pelle, avremo una ruga ma avremo comunque una bella pelle. Ecco, c'è anche da fare una distinzione in questo senso, cioè avere una ruga non vuol dire avere una brutta pelle, e analogamente al contrario, cioè avere una ruga riempita non vuol dire una bella pelle, quindi bisogna anche qui fare una distinzione. Per quanto riguarda invece lo stile di vita, quindi l'alimentazione sana, voi avete dato un impatto favoloso oggi, tra l'altro con un rinfresco studiato nei minimi dettagli. Per quanto riguarda, dicevo, adipe e adipe localizzato, non, veramente lì non esiste età per insomma stare ad ascoltare i campanelli d'allarme, giusto? Sì, anche lì l'adipe, che dire, la adiposità localizzata non ha cioè dipende, lì veramente influisce lo stile di vita, quindi cosa si mangia, quanta attività fisica si fa, sicuramente c'è una predisposizione genetica, ormonale in tutto questo, ma è importante quindi proprio lo stile di vita. Per quanto riguarda le adiposità, insomma, noi riusciamo chimicamente a contrastarle, ma in realtà molto fa la persona, cioè, quindi... Dottore, vogliamo aggiungere qualcosa? Abbiamo veramente terminato. No, direi che bene o male Valentina ha detto tutto. Direi che questa è una cosa innovativa che sicuramente avrà successo, perché penso che le persone vedranno i benefici sulle loro pelli immediatamente. E noi siamo stati qui con Liberi TV a testimoniarlo. Io ringrazio quindi Valentina Voto, il dottor Gatti, grazie per essere stati con noi.